è il primo atto in uscita della Caritas a livello sociale. E c'era già sicuramente qualcosa in passato, ma come ho detto un attimo fa, dal primo di agosto abbiamo interrotto le collaborazioni di servizio di lavoro con il Consorzio Sale della Terra, che era uno degli attori della vecchia convenzione, e quindi abbiamo dovuto rifare. Ma poi è nostra anche intenzione come Chiesa dare un segno di vicinanza e di prossimità alle persone che sono detenuti e che possono quindi riavere una libertà partecipata e collaborare pertanto anche in questo senso formativo per queste persone. L'azienda carcere è fallita se il 70% dei detenuti e delle detenute ci fa ritorno. Quel 30% che non ci fa ritorno, non vive la recidiva, grazie a iniziative come queste, cioè a iniziativa Ponte, Zattera, di solidarietà. A chi in carcere incontra una cooperativa, incontra un volontario, incontra la Chiesa, incontra un corso di formazione professionale, incontra un'area educativa che spende su di loro. Io mi voglio augurare che incontra anche qualche magistrato di sorveglianza, diciamo più utopista, più benevole nel rischiare anche queste forme di misure alternative al carcere. Sono piccole forme dal valore di non quantificabile di solidarietà e di inclusione sociale. Qui non c'è il buonismo, qui ci sono le misure alternative al carcere previste dall'ordinamento. Qui c'è già il tentativo concreto di far vivere l'articolo 27 della Costituzione, che dice che le pene e il carcere servono a rieducare. Ora, pagare per queste persone il biglietto dell'autobus, eventualmente un contributo per un buono pasto, non è granché, ma li responsabilizza, perché sia qui sia in alcune strutture pubbliche loro devono incominciare anche a risarcire il mondo, la società, le famiglie, gli enti locali che hanno lacerato, offeso. Benevento, voi sapete, ha una grossa percentuale di detenuti ad alta sicurezza, quindi che non possono uscire molto difficilmente dall'istituto, però abbiamo anche una fascia di detenuti cosiddetti comuni, quindi che hanno reati poco gravi e quindi possono andare all'esterno. In questo senso la convenzione con gli altri enti e con la Caritas oggi è veramente vitale, la collaborazione col Garante è qui. Quindi che mette a disposizione delle risorse, anche risorse regionali, è indispensabile, e la estenderemo le attività anche al femminile, abbiamo già esteso. Tra l'altro recentemente il femminile ha vinto un premio nazionale, praticamente hanno fatto i cappellini e le copertine per tenerli al caldo quando non c'è l'incubatrice. E questo premio nazionale che abbiamo vinto fra tantissimi altri istituti che hanno partecipato all'associazione Ecole Instrument de Paix, che è riconosciuto dall'ONU e dall'UNESCO, ha veramente reso orgogliose le detenute.